Prima sgambata per la Polisportiva Santa Maria nel ritiro di San Gregorio Magno. Allenamento congiunto per i Cilentani con l'Atletico San Gregorio, formazione locale che milita nel campionato di prima categoria. I giallorossi, sotto lo sguardo di mister Esposito, cercano di mettere subito in pratica quelli che sono i dettami del nuovo trainer. A farsi vedere è subito il giovanissimo Pietro Citro. Sarà proprio lui, il classe 2003, a sbloccare il match con una bella gol raccogliendo un cross proveniente dalla sinistra dei piedi di Pietro Dendice. Infatti il giovane Pietro, con un bel colpo di testa, supera l'incolpevole portiere dell'Atletico San Gregorio, raccogliendo gli abbracci e gli applausi dei compagni di squadra. La polisportiva Santa Maria potrebbe subito anche raddoppiare. Il trio d'archi Maggio, Capozzoli e Ragosta dialogano sovrapposizione di conios e cross verso il centro per la corrente Maggio, ma lo specchio della porta gli viene murato dal portiere di casa. Dalla parte opposta i ragazzi in maglia bianca provano a scaldare i guantoni di Grieco con un calcio piazzato. La polisportiva Santa Maria non riesce ad approfittare di questa disattenzione difensiva. Maggio serve ragosta, ma la conclusione dell'esterno attacco giallorosso è respinta dal portiere che si fa perdonare così l'errore di qualche secondo prima. L'Atletico San Gregorio ci prova con un colpo di testa, ma Grieco con un intervento in due tempi riesce ad agguantare e a far sua la sfera. La Polisportiva Santa Maria si distende ancora con maggio sovrapposizione della Fantasista da Cuara Capozzoli che però nella conclusione non riesce a superare il portiere dell'Atletico San Gregorio. Ancora un'opportunità per la Polisportiva Santa Maria nella finale. Capozzoli serve ancora a Ragosta che di prima rimette al centro per la corrente Citro, ma il suo piattone è impreciso, palla alta. Nella seconda fase della match c'è spazio per un altro 11 giallo rosso. Il mister Esposito infatti approfitta dell'allenamento congiunto per vedere all'opera e per mettere benzina nelle gambe a tutti i ragazzi a sua disposizione. L'occasione più ghiotta arriva proprio negli ultimissimi minuti, al termine di un'azione ben orchestrata partita dalla difesa. E poi sviluppatosi sempre sulla sinistra. Ragosta serve in sovrapposizione uno dei suoi compagni, il cross verso il centro, che taglia tutta l'area di rigore. Culibalì la rimette, ma la difesa dell'atletico San Gregorio riesce ad allontanare la sfera. Che finisce sui piedi di Simonetti, incrocio dei pali e con questa conclusione termina il match. Sgambata oggi pomeriggio, prime prove ufficiali, quali sono le sensazioni? No, sensazioni positive, anche perché stiamo lavorando benissimo da tre giorni, da quando siamo qui. Ci dobbiamo, giustamente ci dobbiamo conoscere ancora bene, dobbiamo capire i meccanismi e spero poss possiamo farla al più presto. E presto ovviamente come già c'è n'avi tu per immagazzinare subito i nuovi insegnamenti di mister Esposito, però già eh, i primi segnali sono molto incoraggianti, si comincia a vedere già la sua mano. Certo, lui ci dà molte idee, eh, ci sta facendo capire in questi giorni il suo metodo di gioco. Poi sarà a noi conoscerci meglio, ma sia in campo che fuori, eh, fare gruppo e portare tutto anche in campo. Manca ancora un po' all'inizio della stagione, che campionato immagini per la Polisportiva Santa Maria? Ci eh, ritroviamo dopo un po' di tempo con un'intervista ufficiale, girone, se hai preferenze tipo girone H, girone I oppure insomma cambia poco? No, il girone, diciamo che qualunque girone prendiamo noi ce lo, ce lo teniamo, non ci facciamo questo problema. Vogliamo fare un campionato importante, anche per, parlo di me personalmente perché eh, voglio risalire, sono stato in eccellenza, e ho conquistato, abbiamo conquistato la D tutti insieme, eh, abbiamo voglia di metterci in mostra. Eh, vogliamo fare un campionato importante tutti per, per poter ambire a cose più positive in un futuro.